Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Siamo sul metodo Easy Slap, un ebook per bassisti per impostare appunto la tecnica dello slap. Siamo già all'esercizio 36. Qui, come hai sentito, abbiamo utilizzato questi 4 sedicesimi in cui andiamo a suonare all'inizio in thumb la nota Mi con la corda vuoto e poi gli altri 3 sedicesimi andiamo ad applicare i tre tipi di ghost note che abbiamo, cioè quello fatto con l'hammer della mano sinistra, quindi questo suono, poi il thumb con la destra sulla corda di Mi e pluck sulla corda di Sol, quindi 1, 2, 3, 4. Il suono più difficile da ottenere è questo 2 qua. Se non ti esce tanto, prova a girare la mano dall'altra. Il suono che devi ottenere è poi questo, quindi cerca di prendere i tuoi punti di riferimento e cercare di ottenerlo anche di qua, magari non usando proprio le dita sulla punta, perché sulla punta si tende molto a far uscire poi la nota della corda, come se fosse un hammer on, ma esce la nota reale. Noi invece vogliamo un suono sordo e una ghost note, quindi, che deve prendere più corde. Quindi, una volta chiarito questi 4 sedicesimi, parti lento e poi li porti su, sul secondo quarto intervallati abbiamo in thumb il Sol, il Fa diesis e poi abbiamo due volte questo trucchetto, questo trick da 4 sedicesimi. Terzo quarto della seconda battuta andiamo a mettere un hammer on tra Do e Re fatto in thumb, il Do. Poi ghost sulla corda di La, ghost sulla corda di Sol. E col mignolo scendiamo sul Re e andiamo a colpirlo con un colpo in thumb. Giro anche un po' il basso. Posso prenderlo col mignolo ma anche con l'anulare volendo, solo che normalmente la mano si trova un po' più a suo agio con il dito 4. Nello slap, anche se i tasti sono solo 3, si tende a chiudere un pochettino la mano e usare l'1 e il 4. Questo sia con l'hammer ma anche soprattutto con l'ottava alta. Quindi anziché così, in cui la mano è un po' più stressata, è più giusto scolasticamente, ma la mano è un po' più stressata, si tende, almeno io consiglio di tendere a usare il mignolo, poi puoi usare anche l'altro, va benissimo comunque lo stesso. Andiamo a mettere la batteria un po' lenta e proviamo a suonarcelo insieme. 2, 3. Molto bene, anche questo video è andato alla fine, io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, vai a dare un'occhiata ai miei lavori, li trovi sul mio sito www.carlochirio.com, se ti è piaciuto il video condividilo con i tuoi amici, ciao, a presto!